Abbiamo visto qual era la base elettorale, la forza politica di Giovanni Giolitti nel momento in cui divenne in maniera costante e continuativa capo del governo, ma oggi dobbiamo vedere anche cosa fece all'atto pratico, quali mosse mise in campo per garantirsi un certo appoggio, per aprire anche ad alcune riforme di cui c'era grande bisogno in Italia e anche ovviamente a questo compromesso che abbiamo già citato con i socialisti, che fu però ambivalente, altalenante, non andò sempre benissimo. I socialisti gli erano in parte abbastanza favorevoli o comunque non belligeranti, in parte in realtà anche opposti. Oggi parleremo di tutto questo, parleremo anche della nascita dei primi importanti movimenti cattolici di tipo politico e iniziamo come sempre subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 219esima puntata, le riforme di Giolitti e i socialisti. Eccoci noi insieme, ben trovati, siamo qui per parlare di storia per una ventina di minuti o poco di più, in particolare, come stiamo facendo da qualche puntata, di storia d'Italia, di storia dell'Italia a cavallo tra l'800 e il 900. Abbiamo detto all'inizio di questo percorsino che abbiamo intrapreso ormai diverse puntate fa, abbiamo visto l'Italia di Crispi, abbiamo visto l'Italia di fine secolo, adesso stiamo entrando in maniera cospicua, costante, nell'Italia di Giolitti. L'altra volta abbiamo proprio parlato di come questo nuovo capo del governo, che in realtà aveva avuto una prima partecipazione a fine 800, questo nuovo capo del governo, dicevo, riesce a impostare il lavoro in modo originale, riesce anche a garantirsi una certa base di consenso politico grazie a un programma tutto sommato di riforme, di apertura ai socialisti, almeno a una parte dei socialisti e socialisti riformisti. Queste aperture provocano anche del malcontento, l'abbiamo detto, ci sono degli oppositori sia a destra che a sinistra, però Giolitti va per la sua strada e qualcosa mette in campo. Oggi vediamo cosa di fatto mette in campo, quali sono le principali riforme che riesce a portare a casa, che tutto sommato accontentano una parte del movimento socialista, accontentano anche i più progressisti tra i liberali, di cui sicuramente Giolitti è capofila, e sembrano anche andare nella direzione di uno sviluppo economico. Abbiamo detto che l'Italia già da qualche anno stava attraversando una vigorosa ripresa economica, stava industrializzandosi, insomma c'era bisogno effettivamente di qualche novità, di qualche apertura anche in campo politico. Quali furono queste novità? Vediamole velocemente, anche se in ordine un po' sparso, le abbiamo raggruppate per temi più che in ordine cronologico. La prima riguarda alcune riforme sociali ed economiche. Intanto nel 1904 arrivano delle leggi speciali per l'industrializzazione del sud. L'industria stava iniziando a farsi notare al nord, stava iniziando a prendere piede in certi distretti, in certi nuclei, soprattutto Piemonte, Lombardia, Liguria, qualcosa anche in centro Italia, però mancava il sud era rimasto già indietro già all'epoca e ci furono delle leggi speciali per incentivare la nascita di fabbriche, di industrie, per lo sviluppo del meridione. Queste leggi speciali però ebbero ben poco effetto e questo rimarrà uno dei problemi dello sviluppo italiano. Poi l'anno dopo, nel 1905, arriva una mossa molto simbolica. Forse ricorderete che quando la destra storica era caduta aveva lasciato spazio alla sinistra storica, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, il motivo del contendere originario, quello su cui c'era stata la maggiore visione, quel tema che aveva fatto cadere il governo, era stata la nazionalizzazione delle ferrovie. Eravamo, per carità, 30 anni prima rispetto al periodo di cui stiamo parlando adesso, però in quel momento la destra avrebbe voluto nazionalizzare le ferrovie, cioè toglierle ai privati e metterle in mano completamente allo Stato, perché fino a quel momento invece le ferrovie erano state gestite dai privati. La sinistra storica invece era contraria a questa mossa, perché avrebbe danneggiato chi aveva fatto grandi investimenti nelle ferrovie, cioè il primo ceto industriale italiano. E quindi, appunto, negli anni 70 dell'Ottocento, 30 anni prima, la sinistra si era opposta, la destra ci aveva provato, ma era caduto il governo e c'era stato il primo cambiamento di fronte della storia politica italiana. Adesso, 30 anni dopo, Giolitti fa quello che aveva provato a fare la destra storica 30 anni prima, cioè nazionalizza le ferrovie. Segno che i tempi sono cambiati, che ormai, per carità, gli industriali e i loro profitti li avevano tratti e anche chi è dalla parte degli industriali come Giolitti può permettersi una mossa di questo tipo. Non solo. Sempre nel 1905 vengono statalizzate anche le assicurazioni sulla vita. Nasce di fatto l'INA, l'Istituto Nazionale Assicurazioni. Cos'è questo ente?
nuovo serve per far sì che lo Stato stavolta possa offrire delle assicurazioni sulla vita, quindi non più in mano ai privati, in mano pubblica, in modo da ottenere poi dei fondi per poter finanziare dei fondi pensione di vecchiaia e di invalidità. Nascono le prime forme, ancora magari un po' spartane, ma qualcosa si era già mosso anche prima, ma adesso un pochino di più, per le pensioni sostanzialmente e per gli infortuni. Norme che prevedono piccole forme di aiuto economico da parte dello Stato per chi è vecchio e per chi è malato o comunque infortunato sul lavoro. Segno che anche in questo campo qualche novità che può piacere sicuramente ai socialisti inizia ad esserci. Fino a quel momento tenete conto che un lavoratore doveva lavorare tutta la vita sostanzialmente perché lo Stato non garantiva granché. La seconda grande mossa, oltre a queste riforme sociali ed economiche, però arrivò qualche anno più tardi, nel 1912, ed è una mossa importantissima, riguarda la riforma elettorale. Come vi ricordate sicuramente, in Italia non c'è ancora il suffragio universale, anzi ci sono stati progressivi allargamenti del suffragio, ma il suffragio è ancora tutto sommato abbastanza ristretto. E però nel resto d'Europa, nel resto del mondo, il suffragio universale, almeno quello maschile, inizia ad essere ormai erogato, cioè ci sono tanti paesi che permettono a tutti i maschi di andare a votare per eleggere il Parlamento e quindi per essere coinvolti nella vita politica del paese, per esercitare la loro sovranità. Tenete conto che l'Italia è uno degli ultimi paesi europei a non avere ancora questo suffragio universale maschile. Quello femminile ci vorrà ancora qualche anno, sarà soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale che molti paesi europei inizieranno a darlo. L'Italia anche lì arriverà molto in ritardo, però quello maschile inizia a essere una realtà. Ebbene, in Italia si arriva appunto nel 1912, quando Giolitti decise di varare questo suffragio universale maschile, in realtà parzialmente limitato, perché la legge prevede che possano votare e abbiano diritto di voto tutti i maschi di almeno 30 anni, quindi un'età abbastanza avanzata, tutto sommato, oppure che abbiano almeno 21 anni e però devono avere anche obbligatoriamente ottenuto o la licenza elementare, cioè aver finito le scuole elementari, cosa che è abbastanza rara all'epoca, tenete conto che le scuole dell'obbligo non arrivano fino alla quinta elementare, quindi solo diciamo più abbienti possono permettersi una scuola che va avanti fino a quelle che noi oggi chiamiamo le scuole medie, oppure aver fatto il servizio militare. Ecco, quello già era qualcosa di più largo, di più comune tra i maschi adulti. Quindi diciamo 21 anni per gran parte della popolazione e 30 anni per chi non aveva fatto il militare o non aveva finito le elementari. Di fatto è praticamente un suffragio universale maschile e infatti il corpo elettorale italiano, cioè le persone che hanno diritto di voto, passano da 3 milioni che erano fino a pochi mesi prima a 8 milioni, quasi triplicano. E capite che stavolta possono andare a votare anche i poveri, possono andare a votare anche gli operai, tutti, possono andare a votare anche i ceti meno abbienti. Cosa che chiaramente sembra favorire ampiamente i partiti di sinistra, perché questi poveri delle campagne, delle città, chi voteranno? Difficilmente voteranno Giolitti, difficilmente voteranno liberale. Giolitti è comunque, per quanto aperto, per quanto riformista, un rappresentante degli interessi del ceto borghese, un rappresentante degli interessi dell'industria, degli imprenditori, non certo degli operai. Quindi sembra quasi un autogol quello di Giolitti, come allarghi il suffragio così dai una grande riserva di voti ai tuoi avversari, ai socialisti? Davvero vuoi fare una cosa del genere? In effetti Giolitti verrà ampiamente criticato, ma come vedremo, forse non oggi, forse meglio nella prossima puntata, Giolitti ha anche un piano da questo punto di vista per riuscire a sopravvivere a questo suffragio universale. Però vedete che già da queste prime mosse, riforme sociali, riforme economiche, riforme elettorali, Giolitti è un riformatore, uno che cambia molte cose e che sembra davvero aperto alle istanze della sinistra. È un liberale, è un esponente del centrodestra, ma sta isolando la destra più estrema, i conservatori, e sta invece aprendo a cambiamenti, segno che l'Italia sta anch'essa cambiando radicalmente. E quindi i socialisti sono contenti di queste riforme, di questi cambiamenti, di queste aperture? Sì e no, per la verità. Perché? Perché intanto c'è qualche esponente socialista anche di grande rilievo che guarda Giolitti con un certo favore o comunque con una certa tolleranza. Ad esempio Filippo Turati, il leader fondatore, leader storico del Partito Socialista, appoggia una politica di, diciamo così, avvicinamento a Giolitti. Non arriveranno alleanze vere e proprie, non si formeranno governi comuni, ma c'è un certo
savoir-faire tra i due. Diciamo che si può discutere, si può collaborare anche magari a distanza, ma si può collaborare. Lo stesso Giolitti, d'altronde, come abbiamo detto, mantiene una linea di neutralità anche davanti agli scioperi. Se sono scioperi di natura economica, non si interviene, non si manda la polizia, non si reprime, e anche questo è visto di buon occhio dai socialisti, che ovviamente sono molto legati anche al sindacato, sono molto legati anche a eventuali conflitti sindacali, scioperi, eccetera. E questo è sicuramente un buon passo da entrambe le parti verso un avvicinamento. E però, attenzione, questo compromesso, mai concretizzato in governi, ma questo compromesso con i socialisti non è visto bene da tutti i socialisti, l'avevamo già anticipato la volta scorsa. L'ala di Turati guarda con un po' di favore la Giolitti, l'ala invece massimalista, quelli che vorrebbero fare la rivoluzione, quelli che vogliono cambiamenti più radicali, invece dice che Giolitti è il più grande dei nemici in fondo. Perché quando il governo c'era Crispi, che era crudele verso gli scioperi, che era violento anche in certi casi, era facile rafforzare il movimento socialista perché si andava in lotta allo scontro frontale contro lo Stato. Adesso che c'è uno come Giolitti, che invece è più morbido, è difficile fare la lotta, perché la morbidezza di Giolitti viene vista dai massimalisti come un boccone avvelenato, potremmo dire, no? Io sembro morbido, ma così ti concedo qualcosina in modo che tu ti calmi e che poi non ottieni tutto quello che vuoi ottenere. Ti do il 10%, così tu rinunci a quel 90% di cose che volevi ottenere. E in questo modo ti costringo a rinunciarci, no? Era meglio se ti negavo tutto, perché con quella negazione completa c'era più voglia di lottare. Adesso Giolitti rischia di infiacchirci, rischia di evitare al movimento socialista di prendere davvero il potere. E lo stesso Turati fa fatica a tenere in piedi queste diverse anime del suo partito, perché è un movimento molto ampio quello socialista, con anime diversissime, con obiettivi diversissimi. E in effetti ci sono anche dei momenti di tensione all'interno del movimento socialista. Ad esempio, nel 1904, tramite appunto un congresso socialista, l'ala massimalista riesce a prendere brevemente la guida del partito, cioè in pratica Turati e l'anima riformista vengono momentaneamente messi in minoranza e i massimalisti prendono la guida del movimento. Tutto questo porta rapidamente alla convocazione di uno sciopero importante, il primo sciopero generale d'Italia. Io credo che se avete una certa età sappiate bene cos'è uno sciopero generale, ma magari i più giovani non lo sanno. Uno sciopero generale non è uno sciopero come gli altri, come quelli di categoria, ma è uno sciopero molto più impegnativo. Uno sciopero, sapete, è un'astensione dal lavoro, quando una categoria, un gruppo di lavoratori decide di non lavorare per un giorno, due giorni, qualche ora, a seconda delle circostanze, per protestare contro una misura, per chiedere qualcosa, eccetera. In genere, appunto, gli scioperi sono scioperi di categoria. Ad esempio, c'è lo sciopero degli insegnanti, oppure lo sciopero degli autoferrotranvieri, oppure lo sciopero dei metalmeccanici, eccetera. Cioè, i lavoratori di un certo settore, che fanno un certo lavoro, decidono tutti insieme, d'accordo tra di loro, di non lavorare quel giorno per protestare. Questi sono scioperi di categoria, appunto, perché riguardano una categoria. Però ci può essere anche, in casi particolari, lo sciopero generale. Lo sciopero generale è quando tutti i lavoratori di tutte le categorie decidono di astenersi dal lavoro. Cioè non solo i metalmeccanici, non solo gli autoferrotranvieri, ma anche gli insegnanti, ma anche gli impiegati, ma anche questi, ma anche quelli, tutti insieme. Ovviamente uno sciopero generale, se viene organizzato bene e funziona, blocca un intero paese, perché di fatto tutti i lavori vengono bloccati, se non quelli proprio di emergenza, di primaria necessità. Tutto il resto rimane bloccato. Ecco, l'Italia nel 1904 non aveva mai avuto uno sciopero generale, solo scioperi parziali e sempre anche guardati con una certa diffidenza. Giolitti era stato il primo in parte a sopportarli, tutti gli altri avevano provato a reprimerli. Adesso i massimalisti dicono: abbiamo il momento giusto per fare questo grande sciopero, blocchiamo l'Italia e facciamo sentire quanto contiamo. Ecco, c'è grande preoccupazione quando viene convocato, indetto questo sciopero, da parte dell'opinione pubblica, perché dicevano: cosa sarà questo sciopero generale? Arriverà forse la rivoluzione dopo questo sciopero generale? Noi oggi di scioperi generali ne vediamo, lo dico continuamente, ma ogni tanto arrivano, non casca il mondo, non succede la rivoluzione, non succede la fine del mondo. Però nel 1904 non si erano mai visti, e nell'ambito borghese c'era anche una certa paura nei confronti dei movimenti socialisti. E quindi c'è tensione. Giolitti decide, un po' a sorpresa anche in questo caso, di non intervenire. Dice: ma che facciano pure questo sciopero generale, io non manderò, a meno che non ci siano violenze, la forza pubblica a bloccarli.
cosa che indispettisce molto i conservatori, che invece vorrebbero di nuovo l'uso del pugno di ferro davanti a questi scioperanti, davanti a questi esponenti massimalisti. Cosa accade? Beh, lo sciopero parte, lo sciopero si tiene e in realtà non va benissimo, nel senso che dal punto di vista della partecipazione sì, per carità, c'è un buon risultato, ma sia il sindacato che ancora di più il Partito Socialista in primis non riescono a ottenere granché, nel senso che si fa lo sciopero e poi davanti a Giolitti che non interviene, davanti alla forza pubblica che non va a reprimere, gli stessi organizzatori non sanno bene cosa fare, non sanno bene cosa ottenere. Diciamo che lo sciopero poteva degenerare in grande violenza se la polizia fosse intervenuta, se avesse provato a reprimere, allora lì sarebbe scattata forse anche, che so, una qualche insurrezione, un qualche, non dico rivoluzione che forse era troppo, però sicuramente un tentativo di ottenere qualcosa di più grande. Ma quando lo sciopero avviene, e avviene in maniera praticamente indisturbata, anche il Partito Socialista e anche il sindacato dicono beh, e adesso? E quel e adesso rimane un po' in sospeso, dimostrando in fondo anche i limiti di visione di questo Partito Socialista. I massimalisti volevano la rivoluzione, ma come farla? Come condurla? Arrivando dove? Quello era molto vago il programma, non c'era di fatto un programma, e alla fine questo sciopero generale diventa non una vittoria per i socialisti, ma una grandissima vittoria per Giolitti, che dimostra che alla fine questo movimento socialista che preoccupa tutti non è poi così tanto pericoloso. Se noi non alimentiamo la fiamma, se noi non andiamo a esacerbare gli animi, se stiamo fermi a guardare e ad aspettare, si sciolgono da soli, come neve al sole, verrebbe da dire, ecco. Questa è la scommessa di Giolitti che sembra vinta. In effetti cosa succede nei mesi successivi? Che i massimalisti perdono rapidamente il controllo del partito perché hanno avuto la loro occasione e l'hanno in pratica sprecata. Turati ritornerà a guidare il partito. Non solo, ma nel 1906 nascerà anche un nuovo sindacato che tenterà di organizzare meglio tutti questi scioperi, perché si era visto che anche il sindacato stesso aveva idee poco chiare. Questo nuovo sindacato è importante, si chiama CGL, Confederazione Generale del Lavoro. Attenzione, non è esattamente la CGL attuale, sapete che anche oggi esiste un grande sindacato importante che si chiama CGL, però quello attuale si chiama CGIL, c'è una I tra la G e la L. Quello del 1906 invece non ha la lettera I, CGL, semplicemente CGL, Confederazione Generale del Lavoro, che però, attenzione, è l'antesignana dell'attuale CGL, ne parleremo anche più avanti. Ecco, questa CGL per il momento, in questo inizio Novecento, nasce, sì, si organizza meglio, sì, ma è dominata sempre dall'ala riformista, dall'ala turatiana, ecco. Ci sono all'interno del sindacato esponenti di quello che all'epoca era chiamato il sindacalismo rivoluzionario, quelli che vorrebbero che lo sciopero generale diventasse l'atto di partenza di una rivoluzione, ma vengono abbastanza emarginati, vengono messi sotto controllo. Certo, la lotta tra riformisti e rivoluzionari continuerà, perché ancora nel 1912, qualche anno più tardi, di nuovo i massimalisti riusciranno a prendere la guida del partito brevemente, espelleranno alcuni esponenti più moderati del partito, ad esempio Leonida Bissolati o Ivanhoe Bonomi, nomi oggi quasi dimenticati ma all'epoca anche abbastanza importanti del partito, che erano quelli più aperti alla collaborazione con Giolitti. Però anche queste brevi guide dell'ala massimalista saranno appunto brevi, non dureranno a lungo. Prima di chiudere, una brevissima parentesi però, perché vi dicevo, oltre ai socialisti c'è un altro movimento di massa che sta cercando da tempo di organizzarsi, ed è il movimento cattolico. Perché? Perché c'è ancora in realtà e non è expedito in vigore, vi ricordate quella norma stabilita dal Papa Pio IX che vieta di fatto ai cattolici di far politica in Italia. E però ci sono alcuni sacerdoti, soprattutto cattolici, che dicono: a furia di non far politica, il movimento cattolico, la voce cattolica non sarà mai ascoltata, perché i socialisti guadagneranno sempre più terreno tra le popolazioni, tra le fasce più umili, e faranno loro la differenza, noi staremo a guardare. In particolare, già nel 1904 ci sono due sacerdoti che iniziano a tentare di cambiare le cose. Si chiamano Romolo Murri e Luigi Sturzo. Sono due preti abbastanza giovani che fondano un loro movimento proprio politico e sindacale. Si chiama Democrazia Cristiana, un nome che tornerà però molti anni più tardi. Sono preti di base, diciamo preti di periferia, che provano a raggruppare attorno a loro lavoratori, operai anche, che non vorrebbero aderire al socialismo perché sono cattolici, mentre i socialisti sono, come ben sapete, atei per Marx e per la sua ideologia politica.
Questo movimento tenta di farsi notare, ma il Vaticano non la prende affatto bene. Non può partire dal basso un'iniziativa del genere. I preti non possono fare quello che vogliono in questo campo, bisogna obbedire alle norme, alle direttive del Vaticano. Infatti il partito viene sciolto rapidamente, lo stesso Murri, che era in questo momento il principale esponente, viene addirittura sospeso a divinis, vuol dire che viene proprio sospeso dall'incarico di prete e di sacerdote, e a un certo punto lascia anche definitivamente il sacerdozio. Segno che c'è magari dal basso una volontà, diciamo, di un cattolicesimo anche sociale, di sinistra se volete, ma il Vaticano frena enormemente. E invece, ecco, il Vaticano è un po' più disponibile, ma negli anni successivi, ad aprire a una qualche apertura, ma dall'alto, non dal basso, cioè un'apertura controllata dallo stesso Vaticano per evitare che i socialisti diventino troppo forti. Questa apertura si concretizza nel 1909 con la nascita di una associazione che si chiama Unione Elettorale Italiana. Non è un partito, non si presenterà alle elezioni, però è un'associazione di cattolici che hanno come referente diretto il Vaticano, quindi molto in linea con le direttive stavolta del Vaticano, che iniziano a dire: ma forse possiamo interagire un po' alla volta con alcuni partiti, partiti più moderati, più di destra, più conservatori, ma possiamo parlarci. Segno che attorno al 1909 qualcosa inizia a muoversi anche in ambito cattolico, ma ripeto, non dal basso, non a sinistra, non nei ceti popolari, ma piuttosto dall'alto, a destra, con la guida diretta e decisa del Vaticano. Ecco, questo per portare un altro po' avanti il discorso, per vedere qualche altro aspetto della età giolittiana. Non abbiamo finito, dobbiamo parlare delle elezioni poi successive a quella riforma elettorale che abbiamo già visto, e poi anche delle imprese coloniali, perché Giolitti, nonostante questa tolleranza in politica interna, poi si lanciò, forse un po' controvoglia, in alcune iniziative anche in politica estera, e ne parleremo. Per oggi però, visto il minutaggio, ci fermiamo qui. Vi ricordo, come sempre, che il podcast lo trovate su tante piattaforme: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube, ma sempre su queste piattaforme trovate anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Filosofia. In più, vi ricordo anche che se cercate spiegazioni su altre epoche, su altri personaggi, cercatemi su YouTube come Armando Ferretti oppure come Scrip, e lì trovate migliaia di video. Infine, per rimanere in contatto, vi lascio gli ultimi riferimenti, che sono i social network Facebook, Twitter oppure Instagram, e sono sempre presente col nickname di Scrip, oppure la newsletter gratuita e settimanale caldamente consigliata. Per iscriversi basta andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it e lì si lascia la propria email, appunto arriva comodamente a casa gratis, fa il punto di tante cose, video, podcast, libri, film, tantissimo. Ho finito, ci sentiamo presto per parlare ancora di Giolitti, di storia d'Italia, di storia in generale. Ciao, alla prossima!